Prezzi nazionali dell'acciaio, rincari anche a tripla cifra per l'inossidabile, passo indietro del rottame di acciaio al carbonio ed è boom dell'import di piani in inox nei primi 5 mesi dell'anno, superate le 570.000 tonnellate. Acciai speciali Terni, rumor su un possibile accordo con la cinese Baosteel. A Taranto avviata la fermata della Coccheria 12 di Acciaierie d'Italia per gli interventi di ambientalizzazione. L'azienda annuncia altre 13 settimane di cassa integrazione. Nuova edizione del Siderweb TG, ben ritrovati. Quest'oggi il focus è tutto puntato sull'acciaio inox. Lo avete infatti sentito dai titoli. Sono proprio i prodotti in acciaio inossidabile ad aver fatto registrare nell'ultima settimana i maggiori rincari sul mercato nazionale. Vediamo. È ancora l'inox il protagonista del mercato italiano dell'acciaio. L'inossidabile si mantiene in tensione con poche marginali eccezioni. Le lamiere 316 a freddo, per esempio, hanno guadagnato oltre 100 euro la tonnellata. Lo dice l'ultima rilevazione dei prezzi effettuata dall'ufficio studi Siderweb. Il comparto dell'acciaio al carbonio invece è più contrastato. Lo dimostra il Sider Index, che condensa l'andamento dei finiti in acciaio al carbonio in Italia, che si muove solo del più 0,36%, arrivando a 943,81 euro la tonnellata. In calo invece il rottame di acciaio al carbonio. Lo Scrap Index, che condensa l'andamento del rottame di acciaio al carbonio in Italia, cede infatti il 2,51%, fermandosi a 445,78 euro la tonnellata. In dettaglio, nei piani in acciaio al carbonio, 4 prodotti rincarano e 4 scendono. Nei lunghi invece scendono il tondo, le travi e la rete elettrosaldata. L'inox, come detto, sale in maniera decisa, mentre nel comparto delle materie prime il rottame di acciaio al carbonio mostra un calo per i prodotti di qualità inferiore, più stabili i lamierini. Per i dettagli basta consultare l'area prezzi di siderweb.com. E intanto nei primi 5 mesi dell'anno è stato boom di import di prodotti piani in inox, si sono superate le 570.000 tonnellate, i numeri. Non si ferma la crescita delle importazioni italiane di prodotti piani in acciaio inossidabile. Nei primi 5 mesi dell'anno i volumi salgono del 18,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, arrivando a 574.000 tonnellate. L'aumento è appannaggio soprattutto dell'Unione Europea, che sale del 29,8%, ma anche degli arrivi dai paesi extra UE tornano in territorio positivo, più 5,2%. La quota di mercato delle importazioni UE aumenta ancora, arrivando al 60,9% contro il 55,8% del 2020. Tra i principali fornitori dell'Italia rimane sempre al primo posto la Francia, con circa 96.000 tonnellate esportate e un incremento annuo del 29,7%. Seguono la Spagna, la Finlandia, i Paesi Bassi e il Belgio. In calo invece gli arrivi da Austria, Svezia e Romania. Dopo mesi contraddistinti dal segno meno, poi, tornano a crescere le importazioni italiane dai paesi extra UE. Tra gennaio e maggio gli arrivi sono saliti di circa 11.000 tonnellate, arrivando a 224.401 tonnellate. Quanto ai singoli paesi fornitori, si segnala lo sprint della Turchia, che sale del 143,1% rispetto all'anno scorso, toccando 26.536 tonnellate. Nonostante questo aumento, il principale partner dei compratori italiani è Taiwan, seguito da Corea del Sud e Indonesia. In forte calo gli acquisti dalla Cina, meno 88,9% a 3.473 tonnellate. Ed ora ci spostiamo a Terni, dove per l'acciaio speciali Terni ottobre dovrebbe essere il mese decisivo per l'operazione di cessione annunciata da ThyssenKrupp. Sentiamo Marco Torricelli. Resta alta l'assoluta discrezione con la quale si svolgono i contatti tra ThyssenKrupp e i player orientali che potrebbero portare all'affondo finale per entrare in possesso, quantomeno, delle quote di maggioranza di Acciai Speciali Terni. Dai radar sembra essere sparita la coreana POSCO, ma la cosa significa ovviamente meno di niente. Mentre gli ultimi rumors davano come possibile un accordo con la cinese Baosteel, a proposito del quale però sarà interessante verificare la posizione del governo italiano con eventuale ricorso al Golden Power e della Commissione europea, presumibilmente poco favorevole, per usare un eufemismo, all'ingresso cinese nell'acciaieria ternana.
Diverso ovviamente sarebbe l'approccio nel caso in cui ThyssenKrupp, attraverso l'advisor JP Morgan, dovesse scegliere tra uno dei due player italiani, Marcegaglia e Arvedi, che da tempo sono in pista con progetti alternativi e diversi tra di loro. Per la presentazione delle offerte vincolanti, viene detto da AST, c'è tempo fino a ottobre, quando cioè sarà stato già chiuso un bilancio annuale che, sulla base delle performance fatte registrare nel 2021 dal sito Ternano, dovrebbe essere migliore di quello del 2020, chiuso con un passivo, frutto anche di più di un artificio contabile caratterizzato da alcune smobilitazioni, di 157 milioni di euro. Intanto a Taranto lunedì sono cominciate le operazioni per la fermata della batteria 12 del reparto cokeria di Acciaierie d'Italia, la più grande dello stabilimento, come previsto dal decreto ministeriale della transizione ecologica dello scorso giugno. Ciò comporterà la cassa integrazione per 34 lavoratori. La ripartenza dell'impianto, secondo fonti aziendali, sarà programmata dopo aver effettuato e realizzato le prescrizioni manutentive previste, sembra non prima di dicembre. Al momento, secondo quanto riferito dall'azienda, non ci sarebbero ricadute riguardo l'assetto di marcia di altri impianti dovute al fermo della batteria 12, perché da diverse settimane si è iniziato ad acquistare il coke da terzi. Intanto Acciaierie d'Italia ha comunicato ieri ai sindacati che dal 27 settembre e per 13 settimane sarà attivata la cassa integrazione ordinaria per 3.500 lavoratori a causa degli effetti della pandemia che, secondo l'azienda, continuano ad avere riflessi in termini del consolidamento degli ordinativi e della stabilità dei volumi produttivi. A Piombino, il 24 agosto scorso, intanto Liberty Magona ha ripreso la produzione e non c'è ancora nessuna novità invece sul futuro industriale e sull'assetto societario di JSW Steel Italy. E prima di salutarci vi ricordo che ormai manca poco più di un mese alla nona edizione di Made in Steel, la principale conference and exhibition del Sud Europa per la filiera siderurgica, che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Ro. Sarà la prima volta in cui la filiera sudeuropea dell'acciaio avrà la possibilità di incontrarsi sotto lo stesso tetto e di stringersi la mano dopo oltre un anno di pandemia e di diversi lockdown. Vi ricordo che la partecipazione e l'accesso all'evento sarà gratuito, ma la preregistrazione è obbligatoria, è possibile effettuarla su www.madeinsteel.it. Ed è davvero tutto per questa edizione, il Sider Web TG torna puntuale venerdì prossimo. Grazie e arrivederci.